Che gli fa l'insurgente? Buono allora. Niente di che. Dico proprio in generale, non sono proprio niente di che a livello di prestazione. Già è un po' meglio.
Ok. Ma se ti piace prendilo. Bella la Visserneo. Prestazioni non, non penso sia granché, però è molto carina. Non lo so, non la vedo veloce. Così visivamente. Non l'ho provata. No, io non ce l'ho. Fai shopping. Ha voglia. Da gangster, tutte quelle un po' di Bennis da gangster, che le puoi modificare in maniera molto particolare. Quella la sapella fa cagare proprio. È lenta e non gira. L'ho avuta come macchina.
di provare qualche auto sfiziosa di Sauber, l'altro sito. Là ci sono molte macchine con modifiche assurde. Non ti aspetti. Quella fa abbastanza schifo, però è carina perché comunque è una macchina da NASCAR. La drift hump è carina volendo. Forse ti piacerebbe. Carina. Guarda, ce l'ho. Belle modifiche. Comunque, se ottieni il prezzo scontato della macchina, se la usi nei colpi. Quelle lì posso consigliare il Windsor Drop, molto carino. Quattro posti, cabrio, quindi può essere sia coupé che cabrio. Sono veramente la paria. Auto più veloce del gioco, alla fine. Direi. Se non ce l'hai anche la Mercedes, la Schlagen GT è carina. Se no ti fai la Comet Retro Custom, che diventa una Porsche. 911 negli anni 90. Sì, perché c'ha le modifiche di Venice. Poi altra auto inedita che non ce l'ha nessuno di noi.
almeno. Se non ricordo male, quella macchina puoi mettergli 8 marmitte. Sto un attimo in silenzio, ma siamo 3 rimasti. Vediamo se la riesco a vincere. Cioè, tu puoi parlare, sto io in silenzio. Vinta! GG!